Buonasera a tutti. Un attimo di silenzio perché finalmente si comincia. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza e passo subito a presentare Don Francesco Ricossa, direttore della rivista Sodalizio, che questa sera ci presenterà ed esporrà un libro che pochi hanno avuto la fortuna di leggere, Pasque di sangue di Ariel Toaff, che tratta anche del caso di San Simonino. Scusate un attimo. Ciò che ci ha colpito e allo stesso tempo spinto ad organizzare questa conferenza sono state le violente polemiche scaturite ancor prima dell'uscita del libro e la vera e propria censura messa in atto. Censura, forse un termine un po' troppo soft, se si pensa che l'opera è stata ritirata dalle librerie qualche giorno dopo l'uscita e le spedizioni bloccate e fatte rientrare nei magazzini. Un'azione così rapida di ritiro dal mercato che se si fosse trattata della nostra salute forse sarebbe stato meglio. Evidentemente qualcuno ha pensato che questo libro potesse essere dannoso al nostro intelletto. Speriamo che Don Ricossa ci possa spiegare il perché di tanta pericolosità. E personalmente ho cercato di procurarmi una copia su eBay, soltanto che ho dovuto subito desistere perché le quotazioni partivano da un minimo di 100 euro a quasi 400 euro. Tornando alla campagna di boicottaggio del libro, lo storico Franco Cardini arriva a comparare l'azione di censura al libro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 dell'anno 1953, nel quale i libri erano considerati merce dannosa per le menti delle persone e quindi bruciati da un solerte servizio di vigili del fuoco. E cito ancora lo stesso autore in un suo articolo comparso sul quotidiano Avvenire. Un libro ritirato dal commercio a pochi giorni dalla sua uscita equivale a un libro distrutto a un libro bruciato. Infine si è arrivati anche all'accanimento personale. L'autore del libro, Ariel Toaff, è incappato pure nella scomunica religiosa, insieme a Sergio Luzzato, a sua volta colpevole di aver difeso l'opera sul Corriere della Sera. E l'autore stesso adesso rischia anche il licenziamento nell'università dove lavora, grazie a una petizione che circola online. Forse Ariel Toaff non si aspettava tanta violenza contro la sua opera e se stesso. Forse il fatto di essere ebreo, figlio dell'ex capo rabbino di Roma, Elio Toaff, ma soprattutto docente di storia medievale all'Università di Bar-Ilan di Tel Aviv, gli sono sembrate credenziali abbastanza importanti per poter esprimere in tutta libertà i risultati di anni di studi e di ricerche. Prima di concludere e dare la parola a Don Francesco, vorrei citare una frase di Ariel Toaff apparsa sul quotidiano L'Adige l'8 febbraio a conclusione della sua intervista. Perciò credo che a Trento sarebbe corretto riaprire quel capitolo sulla base dei nuovi elementi contenuti nel mio libro. Ed anche noi del Comitato San Simonino crediamo che questo piccolo santo debba essere restituito al martiriologo romano e alla fede della gente. Adesso un attimo, prima di passare la parola a Don Ricossa che ci approfondirà tali aspetti, vorrei dare alcune comunicazioni di servizio. E durante la conferenza circoleranno dei nostri addetti che faranno, per chi fosse interessato, per firmare una petizione per ripristinare il culto di San Simonino. Tale petizione sarà indirizzata alla Curia di Trento. Poi troverete anche sulle sedi delle buste per, se volete fare delle offerte, come volete, insomma, per sostenere il Comitato di San Simonino. Grazie e buon ascolto. Come si mette questa roba? Vabbè, che io ho la voce che si sente
lontano mille. Ringrazio Martina Stenico per la presentazione. Senza polemica, Monsignor Roger vede che ci sono dei trentini che hanno a cuore il culto del santo patrono anche della città. E ho avuto modo proprio un attimo prima di rivolgervi la parola, di conoscere persone anche di tutte le età che sono ancora partecipi profondamente del culto di San Simone di Trento. Questa sera vi parlo in una doppia veste. Non vorrei naturalmente confondere questi due ruoli, anche se è difficile dividersi a metà, anche per chi è un pochino voluminoso come me. Da un lato, quello di sacerdote cattolico, profondamente credente e quindi interessato a tutto quello che tocca la nostra religione, la nostra fede e quindi anche il culto di un santo, del piccolo Simone da Trento. Dall'altro vorrei invece, questo sarà penso la mia veste principale questo pomeriggio, essere solamente colui che dà voce al professor Toaff. Ammetto che non avrei mai pensato di svolgere un giorno questo ruolo. Non so se il professore sarà lieto, se mai verrà a conoscenza di questa conferenza, del fatto che proprio io abbia esposto il suo libro, ma non è colpa mia. Se il libro non fosse stato ritirato dal commercio pochissimi giorni dopo essere apparso nelle librerie, il professor Toaff lo avrebbe presentato personalmente in luoghi più prestigiosi e certamente davanti a un gran numero di persone di ogni sorte e di ogni genere. In questo caso non ci sarebbe stato il rischio di deformare le sue parole, di interpretare male il suo pensiero, di non presentare in maniera corretta le sue idee, le conclusioni alle quali lui giunge in quasi 400 pagine del suo saggio. Purtroppo il professor Toaff è costretto al silenzio. Un lungo dossier, una rassegna stampa che ho qui, che ho letto, che non vi leggo per risparmiarvi, perché voi non dobbiate restare lunghe ore in questa sala, narra ciò che è successo in questi ultimi giorni, in quest'ultimo mese, da quando cioè il Corriere della Sera, che non è l'ultimo quotidiano nazionale italiano, ha presentato una recensione del libro di Ariel Toaff che ancora non era apparso nelle librerie. La recensione era dello storico Luzzatto, il quale definiva questo libro come coraggiosissimo e ne lodava il valore storico e anche l'innovazione nel campo storico. Questa presentazione del libro di Ariel Toaff, che si intitola Pasque di Sangue, edito dal Mulino, che come tutti sanno è una casa editrice di Bologna considerata più che seria e vicina tra l'altro all'ambiente culturale e politico di Romano Prodi, questa presentazione quindi, questa recensione del libro Pasque di Sangue ha però scatenato un putiferio. Gli articoli si sono susseguiti uno dopo l'altro di autori quali nella maggior parte hanno detto: io il libro non l'ho letto, ma è un libro ignobile. Il che vuol dire? Non è lecito parlare di determinati temi, a prescindere dalla fondatezza o meno degli argomenti del professor Toaff, non era lecito neppure al figlio dell'ex rabbino capo di Roma, Elio Toaff, parlare in un certo modo di certe cose. Noi sappiamo che dopo aver detto pubblicamente che egli non avrebbe receduto e che si sarebbe persino fatto crocifiggere per difendere le conclusioni del suo libro, tornato in Israele,
a Tel Aviv, il professor Toaf ha ceduto e ha detto che avrebbe ritirato dal commercio il libro e devoluto i pochi incassi, immagini, di questo libro all'associazione Bnei Brit, che si occupa appunto di chi diffonde, di chi diffama l'ebraismo, i proventi di questo libro. Quindi io ho dato 25 euro all'Anti-Defamation League del Bnei Brit e mai li ho dati più volentieri. Bisogna dire che perché il professor Tuaf ha dovuto decidere di ritirare il suo libro, che è un grande danno economico per lui e per la sua casa editrice. Perché oltre alle minacce di morte, oltre alla condanna di tutto il rabbinato italiano, oltre l'intervento certamente doloroso sul cuore del proprio padre, soprattutto per uno studioso, per un insegnante, per un cattedratico, per un docente, non poter più insegnare equivale, come me, per un sacerdote, non poter più dire la messa. Il professor Toaf ha insegnato in seminari per i suoi studenti dal 2001 al 2002 e poi dal 2005 al 2006 nella Università di Bar Ilan di Tel Aviv le medesime cose che ha pubblicato poi nel suo libro. L'università non ha trovato di che scandalizzarsi. Quindi dal 2001 al 2007 il professor Toaf ha potuto insegnare ciò che cercherò di riassumere, e questo non è facile, riassumere un libro di questo genere, senza provocare alcuno scandalo. Ma diciamo che quanto egli spiegava ai suoi studenti in una università che, se non erro, è abbastanza ortodossa nell'ambito della religiosità ebraica, rimaneva intramuros, cioè in una ristretta cerchia di studenti e di studiosi. Ciò che invece era inammissibile era pubblicare questo, direi, per tutti. Abbiamo il diritto anche noi di conoscere i risultati degli studi ormai quasi decennali di Ariel Toaf. E quindi quando è stato minacciato di perdere la cattedra, non per incapacità culturale, ma perché i finanziamenti che mantenevano in piedi l'università erano stati soppressi, era stato minacciato, io riferisco questo a quel che ho letto sui giornali, poi non so evidentemente come sono veramente, che cosa è accaduto veramente, allora in questo momento il professor Toaf ha deciso di ritirare il suo libro dal commercio, ha chiesto scusa, però non ha detto, anzi ha negato, di ritrattare quanto egli ha scritto. Cioè, io resto convinto di quello che ha scritto, forse mi sono spiegato male, quindi per evitare ogni polemica ritiro il libro, ma non cambio la mia opinione. Poiché questa voce è stata costretta al silenzio, ecco che un'altra voce, la mia, evidentemente non perché posso parlare solo io, ma perché mi sono preso la briga di leggere il libro e quindi ho a cuore questi temi, evidentemente quindi eccomi qui per cercare di spiegare il libro scritto da un'altra persona, sperando di non mettere in bocca al professor Toaf delle cose che egli non ha detto e che non intendeva dire. Cercherò, anche se parlo a braccio, cercherò di precisare quando si tratta di riflessioni mie e quando invece è il professor Toaf, l'autore, che parla. Introducendo quindi questo libro, bisogna parlare, e collegandomi con quanto appena detto, un po' del metodo che ha seguito il professor Toaf. Libri sul processo di Trento, voi sapete di che cosa si tratta. Nel marzo del 1475 a Trento fu trovato in una roccia sotto la casa di Samuele di Norimberga, usuraio di Trento, il cadavere di un bambino di circa due anni e mezzo, figlio di un conciatore di pelli di Trento che si chiamava Andrea. Quindi in questa roccia, in questo corso d'acqua, fu trovato questo cadavere.
In seguito a questo omicidio fu fatta una inchiesta dall'autorità del tempo, che era il principe vescovo di Trento, Giovanni Hindemann. Scusatemi se quando pronuncerò il tedesco o l'ebraico farò ridere tutti, perché non conosco bene, anzi non conosco né l'una né l'altra lingua. In seguito a questo processo, o anzi in seguito a questa inchiesta, furono arrestati i componenti di tre famiglie, che erano poi le uniche tre famiglie ebraiche di Trento, erano giunti dalla Germania da pochi anni, da non molti anni più a Trento, ed erano quindi solo tre nuclei familiari. Quindi i membri di questa famiglia, che si riunivano per il loro culto proprio nella casa di Samuele di Norimberga. In seguito quindi a questo arresto, queste persone furono accusate di avere ucciso il piccolo Simone nel corso di un rito religioso. Il processo fu sospeso due volte a causa di un intervento sia del conte del Tirolo e le pressioni di Federico III, del Sacro Romano Impero, imperatore del tempo, sia di Papa Sisto IV, ma alla fine si giunse alla condanna di coloro che erano ritenuti i colpevoli e dopo vari esami e riesami del processo, alla fine Papa Sisto IV sentenziò che il processo si era svolto rite et recte, cioè secondo tutti i crismi della legalità. In seguito a questo processo iniziò un culto popolare approvato dal vescovo del luogo a Simone di Trento, considerato quindi santo, beato, culto che fu approvato dalla Chiesa nel 1584 nel Martirologio, che è un libro liturgico nel quale viene ogni giorno vengono letti i santi del giorno. Fu inserito come santo il nome di Simone di Trento. Nel 1588 Papa Sisto V concesse l'ufficio e la messa propria di San Simone di Trento, ed in seguito Papa Benedetto XIV nel 700 con la bolla Beatus Andreas riconobbe ancora ufficialmente il martirio di Simone di Trento e del beato Andrea d'Arin, un altro bambino che subì una fine simile nel villaggio del Tirolo di Rin. Solamente in seguito, nell'Ottocento, altri tre bambini furono beatificati, dei quali uno, Lorenzino Sossio, che perse la vita vicino a Vicenza. Quindi la Chiesa riconobbe ufficialmente, cioè i più alti livelli, la realtà almeno di questi cinque martiri. Tuttavia, nel 1965 la svolta. Una notificazione circa il culto al piccolo Simone da Trento, qui la fotocopia, anche il testo, ma non l'ho portato, la fotocopia del vescovo Gottardi, precisa e pubblicato proprio il giorno in cui veniva promulgato dal Concilio Vaticano II il documento Nostra Aetate sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane, veniva pubblicata una notificazione con la quale praticamente veniva deciso la cessazione del culto del beato Simone di Trento. Monsignor Gottardi scrive, la giustificazione che gli dà è stata pubblicata presso Studi Tridentini di Scienze Storiche la traduzione italiana di uno studio del padre Eckert, domenicano, preparato su invito dell'autorità diocesana di Trento sulla vicenda riguardante la morte del fanciullo Simone da Trento. Lo studio è stato condotto dal chiarissimo autore, esperto in simili indagini, con rigorosi criteri di critica storica. Risultano elementi tali da far considerare ormai maturo
il trarne doverose conclusioni in omaggio alla verità e alla carità, circa il culto da tempo vigente in Trento alla memoria del suddetto Simonino. Quindi possiamo dire che l'autorità che Monsignor Gottardi presenta, autorità storica, per stabilire che la Chiesa si era ingannata nel proporre al popolo di Trento la devozione a San Simone, è quella di padre Eckert. Io ho questo testo, eccolo qui. Si tratta di una trentina di pagine. Il valore di uno studio non si misura dalle pagine, però certamente qui abbiamo nel libro di Ariel Toaf circa 400 pagine con documenti, note, bibliografie, dove la conclusione è profondamente diversa. Noi leggiamo qui, per esempio, rileggendo senza pregiudizi, la documentazione antica di quel processo e di vari altri alla luce della più vasta situazione europea e anche di una puntuale conoscenza dei testi ebraici, l'autore mette in luce i significati rituali e terapeutici che il sangue aveva nella cultura ebraica, giungendo alla conclusione che, in particolare per l'ebraismo aschenazita, cioè germanico, l'accusa del sangue, cioè di praticare questi riti che conducevano ritualmente all'omicidio di un bambino cristiano, non era sempre un'invenzione. E questo è il riassunto perché l'editore stesso ha dato del libro. Una conclusione, come voi vedete, opposta a quella di padre Eckert. È certamente paradossale che il figlio del rabbino capo di Roma sostenga la verosimiglianza e persino la veridicità dei fatti di Trento del 1475, ed invece un religioso di San Domenico in 30 paginette ne abbia concluso l'assurdità, ribaltando l'accusa sulla Chiesa. In effetti padre Eckert conclude: da quello che si è detto appare invece chiaramente che ci si trova di fronte a un gravissimo caso di uccisioni dovute a errore giudiziario. E sì, perché di due cose l'una: o gli accusati erano colpevoli e allora la vittima è Simone, o gli accusati erano innocenti e sono i giudici ad averli costretti a confessare delitti mai commessi, e i responsabili sono la Chiesa di Trento e poi la Chiesa di Roma che ha ratificato questo processo. Non si sfugge. Il professor Toaf è però del tutto estraneo a questa polemica. Ed è forse per questo, paradossalmente, che mentre degli autori cattolici come Massimo Introvigne, nel suo recente studio che il professor Toaf liquida come una raccolta un po' enciclopedica del caso, che ha fatto saltare la mosca al naso il nostro Massimo Introvigne, che conosco da tantissimi anni, abbiamo fatto molta strada insieme prima che le nostre strade ci separasse. Quindi è paradossale che un autore conosciuto come cattolico, Cattolici, antisemitismo e sangue, edizioni Sugarco, che un autore come Massimo Introvigne, noto come cattolico, accusi non la Chiesa di oggi, in parte neanche quella del passato, perché presenta dei testi del passato scettici o neganti questa accusa dell'omicidio rituale, ma accusi certamente di errore il vescovo di Trento, in realtà che poi coloro che approvarono il suo modo di agire, mentre invece proprio un autore docente nell'Università di Tel Aviv giunga a conclusioni opposte. Perché è possibile tutto questo? Forse perché proprio Ariel Toaf poteva essere più indipendente nel suo studio. Dirò di più.
Vi ho detto, il professor Toffa è del tutto estraneo a questa polemica, nel senso che non ha nessun interesse a giudicare la Chiesa, né quello che la Chiesa ha deciso nel passato, né le decisioni opposte prese a partire dal 1965, non dalla Chiesa, ma insomma da ecclesiastici. Di più, il professor Toaff non parla minimamente dell'antisemitismo. Beh, ne fa certamente un accenno, ma non è il tema del suo libro. Un altro libro su questo argomento delicatissimo, esplosivo, è quello di Ruggero, anche lì, Taradel, immagino, Editori Riuniti, un'edizione qua che almeno nel passato era partitica. Taradel intitola il suo libro L'accusa del sangue, storia politica di un mito antisemita. Il sottotitolo mostra di già il punto di vista metodologico del suo studio. Egli non si preoccupa di accurare i fatti storici, parte dal principio che si tratta di un mito, di una leggenda che fa parte di un secolare antisemitismo della Chiesa. Naturalmente questa metodologia ha un'influenza decisiva sullo studioso, sullo storico, perché i fatti vengono visti alla luce delle conseguenze possibili dell'ammettere che certe cose sono accadute o meno. Ovvero sì, mi spiego. Se io ammettessi che veramente, anche solo in un caso, è accaduto un omicidio rituale, correrei il rischio, ed è quello che gli autori che non hanno letto il libro ma hanno attaccato il sottoatto dicono, tu favorisci l'antisemitismo. Uno storico non si deve porre di questi problemi. Uno storico deve chiaramente condannare qualunque sorta di odio o di conseguenze deleterie e perniciose che una persona potrebbe ricavare da una verità storica, ma non può però arrestarsi, soffermarsi su queste conseguenze, deve cercare con i documenti la verità. Qual è allora il punto di vista di Ariel Toaff? Ho detto poco prima, parlando con un giornalista, il punto di vista di Ariel Toaff è un punto di vista ebraico. E direi va da sé, in quanto Ariel Toaff è ebreo, in quanto Ariel Toaff è uno studioso di cose ebraiche, è la sua specializzazione. Infatti l'autore insegna storia del Medioevo e del Rinascimento nella Bar-Ilan University in Israele. Tutti i suoi studi vertono su questo. La storia dell'ebraismo, la storia delle comunità ebraiche, gli usi, i costumi, la religione, persino la gastronomia degli ebrei attraverso i secoli, ma particolarmente nel Medioevo e nel Rinascimento. Ed infatti il libro di Toaff non tratta per nulla di tutto ciò che accade dopo il tempo rinascimentale. Altri presunti o veri fatti di omicidi rituali, poco importa, che abbondano in altri testi, Taradel e altri per esempio, e che hanno fatto colare tanto inchiostro, non sono assolutamente trattati nel suo libro. In effetti la sua specializzazione è il Medioevo ed il Rinascimento. 1475, siamo nel Rinascimento, e comunque il fenomeno inizia nel Medioevo ed è proprio nel Medioevo che inizia a studiarlo dal famoso caso di Norwich in Inghilterra. Punto di vista ebraico quindi, e perché? Nell'introduzione Ariel Toaff dice: gli storici che mi hanno preceduto e che negano senza neppure esaminare qualunque veridicità ai fatti di Trento. Tutti parlano di Trento, sapete perché? Perché di Trento sono giunti fino a noi i processi. Quindi i processi
sono rimasti in varie versioni, tutte autentiche e coeve, e sono stati pubblicati per la prima volta dai gesuiti della civiltà cattolica nel 1881-82 in una serie di articoli su questo tema dove le posizioni erano opposte a quelle che vengono prese oggi da parte cattolica. In seguito alla pubblicazione di questi processi, gli studiosi naturalmente hanno trovato in questi processi delle fonti interessantissime anche per la storia del tempo. Uno studioso di storia ebraica, degli usi, delle tradizioni, delle credenze del suo popolo, quale Rialtoff, non poteva restare indifferente alle testimonianze che i documenti di Trento e anche degli altri casi, ma soprattutto Trento, proprio per la documentazione storica che è pervenuta fino a noi, gli poteva dare. Ed egli nella sua introduzione dice: finora gli storici, mi ero fermato qui, si sono occupati dei persecutori, cioè dei giudici che hanno condannato le tre famiglie di ebrei di Trento. Io invece ho voluto occuparmi dei perseguitati, cioè di coloro che a seguito al processo furono messi a morte. E ho voluto vedere la validità o meno delle testimonianze che hanno reso e dei documenti che noi possiamo ricavare dalle loro testimonianze. E poi da lì Arianthroff è partito in uno studio a tutto campo sulle tradizioni ebraiche, ma soprattutto precisa Aschenazite. Perché? La conclusione a cui Arianthroff giunge, come ho detto già prima, in molti passaggi in forma dubitativa, in altri invece in maniera assertiva, la conclusione alla quale giunge è che il fatto di Trento, e quindi verosimilmente altri casi, giacché gli accusati di Trento confesseranno di avere commesso più volte questo reato e di essere stati spettatori più volte di altri casi, il fatto di Trento è verosimile. Cerchiamo adesso di vedere in base a che cosa l'autore giunge a una conclusione di questo genere, perlomeno a un'ipotesi di lavoro di questo genere. Premettiamo innanzitutto che Rialtoff non crede che il fenomeno fosse diffuso in tutto l'ebraismo, anzi lo esclude tassativamente, e direi che questa conclusione è la stessa di un grande storico, ma di cultura, di estrazione assolutamente diversa, quale Monsignor Umberto Benigni, che fu docente a Roma, fu tra l'altro l'insegnante professore di personaggi così diversi, quale Giovanni XXIII, Pio XII e il capo dei modernisti Ernesto Buonaiuti. Ebbene, Monsignor Benigni nel suo libro Storia sociale della Chiesa spiegava appunto che anche secondo lui, pur convinto della veridicità dell'omicidio rituale o dell'accusa del sangue, come viene detto da chi invece in genere nega questa veridicità storica, Monsignor Benigni stesso dice che questi fatti sono da attribuirsi solamente ad alcune sette, ad alcuni gruppi, possiamo dire, e non certamente a tutto l'ebraismo. Quindi possiamo dire due storici di valore, ma di cultura, di formazione, assolutamente non si può trovare una cosa più diversa tra Monsignor Benigni e Rialtoff, giungono in questo a una conclusione simile. Egli si sofferma soprattutto quindi sull'ebraismo aschenazita e di un particolare periodo storico, quello che studia nel suo libro. Quindi dal Medioevo, da un certo periodo del Medioevo, fino alla fine del 400 e del 500. Dopodiché Rialtoff non si occupa più di questa questione. Infatti l'ebraismo è, come d'altronde tutte le altre religioni, diviso in correnti assolutamente diverse, la cosa non ci deve stupire, e anche in costumi, usi e tradizioni in gran parte simili e in parte diverse. Come si sa, il professor Tuaf lo rammenta, molte volte nella medesima città vi sono delle sinagoghe diverse, con culti diversi, a seconda delle origini degli ebrei che le frequentano. E l'ebraismo aschenazita è quello di origine germanica, quello sefardita di origine spagnola, comunque dalla penisola iberica,
quello italiano e quello che era lì a Roma ai tempi di Giulio Cesare, diciamo, e poi abbiamo quello orientale nei paesi orientali. Benissimo. Poi naturalmente si sono spostati, come sapete, dalla Spagna di fu e dalla Spagna e dal Portogallo, la famosa espulsione del 1492. Il professor Tolaso si sofferma sull'ambiente a schiena zitta e nei primi capitoli ci dà due capitoli molto pittoreschi della situazione della comunità ebraica a schiena zitta del tempo, spiegando come alla fine del 300 queste famiglie tedesche siano scese nel Trentino e abbiano soppiantato in breve nell'attività del prestito del denaro gli usurai, possiamo dire così, o banchieri se preferite, italiani, cioè ebrei italiani. Notate che c'erano tantissimi cristiani che praticavano il prestito a interesse, i lombardi venivano chiamati così, io vengo da Asti, gli astigiani lo praticavano in scala industriale e poi quindi non è certamente il proprio di una sola religione, un solo popolo, ci mancherebbe altro. Quindi lui spiega che queste persone che parlavano tedesco e parlavano Yiddish, cioè un dialetto, una lingua giudaico-tedesca, e che non si capivano neppure con gli ebrei italiani che parlavano italiano e che avevano anche dei riti diversi, delle usanze diverse, dei costumi diversi, che addirittura erano concorrenti e gli uni soppiantarono gli altri. Quindi Ariel Toaff insiste su questo punto, anche se dei cinque casi riconosciuti dalla Chiesa, due sono avvenuti però in Spagna, cioè in ambito sefardita, tre invece in ambito più o meno germanico. I paesi di cui si occupa Ariel Toaff sono i casi avvenuti in Francia, in Germania, in Inghilterra e nell'Italia del Nord, dove appunto c'è stata questa calata di askenaziti dai paesi di lingua tedesca. Dunque vi dicevo che nei primi capitoli viene presentata, diciamo, questa vivace, vivacissima comunità e vengono presentati alcuni personaggi che nei libri su Trento e sul fatto di Trento normalmente non compaiono mai. Se voi cercate libri che parlano anche in maniera critica dei fatti di Trento, un personaggio per esempio come David Mavrogonato, Davide di Candia, Davide di Creta, non se ne facendo. O magari, forse pochissimo si parla di Salomone da Piove di Sacco. Vedete, questa è già stata una prima curiosità di un esperto di storia ebraica, come Ariel Toaff. Leggendo le deposizioni degli inquisiti di Trento, che non erano inquisiti dall'Inquisizione, ma dal tribunale secolare del vescovo, anzi, l'inquisitore mandato al Sesto Quarto era dalla parte degli accusati, leggendo queste testimonianze, la prima curiosità di Ariel Toaff è stata questa: ma chi sono questi personaggi ai quali fanno allusione gli inquisiti? Parlano di fatti accaduti magari anche 15-20 anni prima. Sono personaggi esistiti veramente? Chi erano? Cosa facevano? E solamente un esperto della storia ebraica come Toaff poteva darci un quadro così preciso, una ricostruzione così interessante di quel mondo e di quelle persone. La prima cosa che ha constatato è che tutte queste persone di cui si parlava sono persone note agli storici ebraici. Quei rabbini che secondo gli accusati vendevano il sangue secco che servivano per il rito sono esistiti davvero. Quei personaggi della Germania, di Norimberga, eccetera, eccetera, dove sarebbero accaduti questi casi, sono esistiti davvero e sono ben conosciuti. Questi banchieri che si occuparono di creare a due passi da qui, cioè a Rovereto, che non era sotto la giurisdizione del vescovo, per cui a Rovereto si creò una specie di task force del collegio di difesa che si occupava quindi di difendere gli accusati, quelli ancora vivi per esempio, per scarcerarli e che aveva proprio sede qui.
e l'inviato del Papa da Roma si trasferì a Rovereto, lasciò Trento proprio per sostenere questa causa. Benissimo, questo Salomone da Piove di Sacco, che muore nel 1475 e che era la persona che si occupava di tutto ciò, è un personaggio molto noto e ha trovato dei documenti negli archivi di Stato di Venezia e altrove che parlano di lui. Cosa vediamo? Io devo riassumere. Vediamo prima di tutto che questi personaggi erano personaggi tutt'altro che ininfluenti. La prima impressione che noi ci vediamo è: da un lato ci sono i persecutori e dall'altro le vittime. Le vittime sono come degli agnelli condotti al macello, senza potere, senza forza, e certamente la loro terribile fine non può che farci pensare questo. Le cose in parte sono così, è ovvio che la legislazione dei tempi era una legislazione che discriminava i non cristiani rispetto ai cristiani. E tuttavia noi vediamo anche, e ho qui una colonna, mi sono messo una trentina di citazioni dal libro, vediamo però come i principi, i vescovi, soprattutto le autorità, proteggessero molto spesso, certamente non sempre, queste persone, le quali avevano una reale e grandissima influenza. Per esempio questo Davide di Candia era amicissimo della Repubblica Veneta, perché questo mercante che veniva da Candia o Creta, che dir si voglia, che a quei tempi era veneziana, aveva promesso tramite il suo amico che era il medico del Gran Turco, Maometto II, di sopprimere il Gran Turco con il veleno. E naturalmente per la Repubblica Veneta un personaggio così, che per giunta era anche molto dovizioso, era quello che di meglio si poteva sperare. Suo socio in affari era questo Salomone da Piove di Sacco, usuraio, anche lui un banchiere se preferite, il quale, quando Davide di Candia perisce nella sua missione, lui cerca di ammazzare il Gran Turco, probabilmente il Gran Turco fa ammazzare lui, ecco che Salomone da Piove di Sacco rimpiazza Davide e continua per conto della Repubblica Veneta i suoi sforzi per sopprimere il Gran Turco tramite il suo medico. E tra l'altro uno dei tre capi famiglia di Venezia, due erano banchieri e uno, Tobia da Malteburgo, era anche lui medico. Noi vediamo i privilegi notevoli che questo Davide e Salomone da Piove di Sacco ottennero. Erano dei privilegi notevoli che gli faceva anche uscire molto spesso senza troppi guai dei numerosi processi nei quali essi incappavano, ma non erano processi per motivi religiosi, erano processi per delitti comuni, quali la falsificazione delle monete, la falsificazione dei metalli preziosi, bancarotta fraudolenta a danno degli altri ebrei che avevano depositato i loro beni nel loro banco e che loro si erano messi in tasca, omicidio tentato del concorrente, un altro banchiere che veniva dalla Svizzera, ebreo pure lui, il quale prima ha dovuto chiudere la banca, poi era stato costretto a deporre i suoi averi nella cassa di questi signori, poi con la bancarotta l'ha perso tutto. Questo qui non è per niente contrario e denuncia i suoi nemici. A sua volta era stato denunciato da Salomone di Piove di Sacco perché apriva il banco anche di domenica, la festività dei cristiani. A Salomone non gliene importava niente del rispetto della domenica, ma questo è naturalmente mostrava la mentalità di questo signore. Bene, una volta che questo svizzero chiude la sua banca ed è ridotto in miseria, siccome questo qui denuncia in continuo Salomone, Salomone provvede un sicario, cerca di ucciderlo ma non ci riesce, confessa ma non viene condannato a morte. Hanno delle pene pecuniarie, non so se era Salomone o era suo figlio, Salomonuccio e Marcuccio erano due fratelli, insomma in pratica se la cavano praticamente sempre. I cristiani che spacciavano monete false finivano a rogo, finivano sulla ruota, eccetera eccetera. I mandanti che spacciavano un po' ovunque invece se la cavavano abbastanza bene. Questo per dire che cosa? Per dire che queste persone non erano sempre vittime sacrificate. Lo stesso vescovo Hillerbach, colui che gestirà il processo, quindi verrà accusato di aver messo in bocca
condannati sotto tortura, quello che voleva lui sentirsi dire, e lui che nel 1469 dà i privilegi agli ebrei per aprire il loro banco e quindi il prestito su usura nel Principato di Trento. Quindi non era così ostile, e Federico III, noi vediamo l'imperatore stesso, come più volte interverrà, a volte con pieno successo, a volte invece senza riuscirci, per far scarcerare e assolvere tutti coloro che erano incolpati di crimini di questo genere. Quindi questo, diciamo, è un primo affresco per capire come queste persone non fossero come a volte si crede. Tra l'altro ci fu un processo famoso a Candia, proprio da dove veniva questo David, perché nel periodo pasquale venivano crocefissi degli agnelli, l'agnello pasquale veniva crocefisso perché doveva figurare Gesù Cristo. Allora anche lì processi su processi, e Ariel Toaffe spiega come c'è un collegamento praticamente tra tutti questi personaggi e poi l'accusa che accadrà. Io però non posso soffermarmi e quindi passo subito all'esame della questione. Ovvero sì, di fronte a questa accusa chiamata del sangue, l'accusa del sangue, come dice Darwin, l'accusa del sangue, tutti coloro che negano senza neppure prendere in considerazione i documenti storici, proprio la negazione più radicale di qualunque possibilità di veridicità di un'accusa di questo genere, si basano su due argomenti decisivi. Questi argomenti li troviamo nelle varie lettere che le comunità ebraiche mandavano ai papi per essere protetti, ottenendo spessissimo quella protezione che chiedevano, dicendo: ci massacrano, ci perseguitano, ci uccidono, perché ci accusano di questi delitti orribili, quando la nostra religione, che noi seguiamo scrupolosamente, ci impedisce non solo di uccidere, ma di uccidere poi nel periodo pasquale, nel periodo più santo, ma ci impedisce soprattutto l'uso del sangue. Perché? Nell'accusa del diritto rituale, l'accusa precisa che il sangue che veniva cavato da questi bambini, che dovevano essere normalmente di sesso maschile, dovevano avere meno di 7 anni, doveva essere usato nel rito della cena pasquale e doveva essere preso dai commensali nelle azime, cioè nel pane azimo usato nella cena pasquale, non tutte le pane azime, 3 azime grandi chiamate le azime solenni, che veniva diviso e dato a tutti coloro che mangiavano, e poi nella coppa del vino. Ora, la risposta della comunità ebraica, la risposta di alcuni papi, la risposta dello stesso rabbino capo Elio Toaffe, quanto scrive in Provigne nel suo libro, dice: ci sono 2 argomenti decisivi per escludere qualunque fondo di verità in relazione a queste leggende. Il primo riguarda il sangue in generale, il secondo il sangue cristiano. Allora, il sangue in generale. Il tabù contro il consumo del sangue è uno dei più forti e caratteristici della religione ebraica. In Genesi 9:3-4 Dio ingiunge a Noè e ai suoi figli: quanto si muove a vita vi servirà di cibo, vi do tutto questo, eccetera. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Poi Mosè, il Levitico, eccetera, eccetera. Quindi l'ingiunzione è chiarissima, viene citato Samuele, il Talmud è semmai ancora più ossessivo sul divieto di assumere sangue di qualunque tipo e in qualunque forma. Quindi sembra assolutamente accertato che un ebreo religioso ortodosso, fedele all'alakà, cioè alla precettistica rituale dell'Antico Testamento, ma anche dei rabbini, ha in orrore qualunque consumo di sangue, di qualunque tipo. Tant'è vero che tutti conoscono la macellazione rituale musulmana e ebraica, prima ebraica e poi musulmana, che esclude appunto dal cibo
la più piccola goccia di sangue. E se i testimoni di Geova tutti sanno che non vogliono le trasfusioni, eccetera, è perché seguono questa precettistica. Allora, sembra veramente che questa verità inoppugnabile tagli la testa, non dico al toro perché sono tipo toro, tagli la testa alla zebra, come dico sempre, e che quindi non si possa discutere su questo tema. È un mito, un'assurdità, una follia anche solo immaginare di lontano una cosa di questo genere. Poi non si capisce che cosa mai potrebbe servire questo sangue, è una cosa disgustosa solo a pensarci. Ariel Toaff ha fatto questo, ha studiato per capitoli interi il ruolo del sangue in una certa tradizione ebraica. Per questo il titolo e sottotitolo Pasque di sangue. Al di là del tema dell'omicidio rituale, che è naturalmente il tema scottante, che ha fatto censurare il libro, se Toaff avesse scritto solamente ed esclusivamente un libro sulle tradizioni ebraiche aschenazite, sul significato del sangue nel rito pasquale, sarebbe stato pubblicato, penso, senza nessun problema. Ora, che cosa dimostra Ariel Toaff in questo suo libro? Dimostra che non è assolutamente vero quello che viene detto. Ovvero sia, dimostra che vi è tutta una precettistica, anche se limitata, naturalmente non si può dire che ciò valga per tutti, tutta una precettistica concernente il sangue e tutta una serie di credenze religiose concernenti il sangue e l'assunzione del sangue nei costumi degli ebrei aschenaziti. Quindi la prova decisiva invocata da tutti coloro che non vogliono neppure prendere in considerazione la possibilità dell'esistenza di un fatto di questo genere viene a cadere in maniera risolutiva. Notate che Toaff non si basa per giungere a questa conclusione sulle deposizioni sotto tortura degli inquisiti di Trento, si basa sugli scritti della tradizione ebraica aschenazita e non, scritti che in buona parte sono ancora pubblicati ai nostri tempi. Egli cita dei libri del 1990, 92, 2000, che lui naturalmente con la sua esperienza di studi rabbinici conosce, e che gli autori, anche gli apologeti cattolici, gli agiografi cattolici di prima del Concilio, ignoravano totalmente o quasi. E questo naturalmente è un argomento assolutamente nuovo che viene portato avanti da Ariel Toaff e che, vi ripeto, distrugge totalmente quanto asserito. Nel capitolo sesto, ad esempio, Sangue magico e terapeutico, Ariel Toaff spiega le concezioni che erano correnti e molto diffuse nell'ambiente che egli studia a proposito degli effetti terapeutici, eventualmente anche magici, dell'uso del sangue. Egli fa notare che cose di questo genere erano comunissime anche al folklore e alla medicina popolare dei cristiani. Cioè, non dobbiamo pensare che questa sia una caratteristica particolare di un determinato ceppo, ma erano cose molto, molto diffuse. Se uno vede le medicine che venivano prese nei secoli passati, sono cose che a volte ci fanno paura, no? Benissimo. Quindi, quali erano le superstizioni? Dice, prima di tutto c'era la convinzione che il sangue essiccato servisse per cicatrizzare le ferite della circoncisione. Spiegava anche che nel rito della circoncisione il sangue che veniva dal taglio veniva messo in una coppa assieme a dell'acqua profumata e che poi questo sangue doveva essere bevuto. Allo stesso modo egli spiega come questo sangue, soprattutto il sangue giovane, in maniera generale poteva essere emostatico eppure afrodisiaco per poter ottenere delle prestazioni sessuali di un particolare genere. Il sangue giovane e soprattutto quello che veniva dalla circoncisione poteva avere un risultato particolare.
le donne che non potevano avere figli, soprattutto figli maschi, mangiavano il prepuzio che veniva tagliato in occasione della circoncisione. Quindi affermare che ogni tipo di ematofagia, cioè mangiare il sangue, o di cannibalismo, possiamo dire, perché non è che mangiavano tutti quanti. Io ho un antenato che fece la campagna in Russia con Napoleone, che mi ha raccontato che se l'è scampato perché ha mangiato i convenitori. Quindi capita a tutti. Ecco, quindi chiusa questa parentesi, per fortuna che l'ha fatto, se no non sarebbe tornato, lui si è sposato dopo, io non sarei vivo, quindi sono molto lieto. A parte questo, quindi essendo io stesso discendente di un cannibale, non dobbiamo stupirci se in determinati viti, usanze, costumi dei secoli passati, passiamo di secoli passati, si usasse usare questi precetti. Allora si chiede a Viantuano, ma com'è possibile conciliare queste attitudini con la precettistica, con la halakha, che giustamente proibisce nella maniera più severa e più stretta qualunque assunzione di sangue? Ed ecco che Al-Tuaf cita i responsi dei rabbini, non solamente dei tempi passati, ma anche contemporanei, che spiegano la liceità. Prima di tutto dicono il sangue, più delle volte, non sempre era secco, ma quando è secco è ancora più facile, perché non è più liquido. Per chi conosce le sottigliezze farisaiche, bisogna dire, di una certa precettistica, la cosa non ci deve stupire. Israel Shaak, un grande studioso di tradizioni ebraiche, ebreo pure lui, ha proprio mostrato come una delle caratteristiche di una certa precettistica minuziosa che impedisce praticamente qualunque gesto della vita comune, trova poi la sua corrispondente dispensa, che si basa magari su cose minuziose che a noi possono pure sfuggire. Quindi sangue liquido magari no, sangue secco sì, a volte anche il sangue liquido, comunque in caso di pericolo di vita, per salvare una vita, si può assumere il sangue. Ma, continua Tuaf e i rabbini che lui cita, ma per afrodisiaco, per avere figli maschi, per fermare una ferita, non c'è un pericolo di vita. Com'è possibile allora che sia lecito assumere il sangue? Ed ecco, per esempio, apro la pagina e dice, un quesito rabbinico che lui cita. Su cosa si basa la generalità degli ebrei che usano permettere di consumare bere sangue coagulato ed essiccato di stambecco, conosciuto con il nome di oxblut? Come mai, visto che la vita non è in pericolo? Risposta: c'è da sostenere la liceità, perché questa consuetudine è invalsa da lunga data e si usa permettere senza problemi questo medicamento, perché chiaramente una consuetudine, quando è diffusa tra gli ebrei, Minga Shel Israel, è da considerarsi alla stregua della stessa Torah, cioè la legge di Mosè. Il motivo rituale del permesso si basa, a mio avviso, sul fatto che il sangue è essiccato a tal punto che si trasforma quasi in un pezzo di legno ed è privo di qualsiasi umidità. Quindi, conclude il rabbino, che si chiama Reisker, non è vietato in alcun modo. O improvvigne che scrivi, questa è una prova decisiva, è impossibile assumere il sangue per l'ebreo. Ecco che il rabbino Reisker, che conosce, immagino, l'ortodossia meglio di te, lo smentisce. Non è affatto vero. La prova decisiva va a catafascio e bisognerà quindi prendere un po' più sul serio queste testimonianze per vedere se si può giungere a una conclusione oppure no. Questa non è ancora una prova dell'omicidio rituale, ce ne vuole di strada, ma è la distruzione dell'argomento principe di chi dice non vuole pure essere preso in considerazione questo fatto. E invece spiega di no, non è possibile. Allora voi vedete come un grande errore di tanti è di confondere l'Antico Testamento da un lato e i precetti dell'ebraismo attuale o di certi gruppi ebraici del passato e del presente. A volte sono profondamente diversi. Come vediamo, la Torah dice che non si può e il rabbino dice che si può. Già Gesù, e qui non è Tuaf che lo dice, sono io che ho promesso di distinguere, Gesù dice
voi per seguire le vostre tradizioni rinnegate la legge di Dio. Ecco che la legge dell'Antico Testamento proibisce l'uso del sangue, il Nuovo Testamento no, o meglio, gli apostoli lo proibirono per un certo periodo per non stupire troppo i primi ebrei cristiani, poi dopo fu soppresso quest'obbligo, nel primo concilio cosiddetto di Gerusalemme fu stabilito questo, no? E invece ecco che loro, che dovrebbero seguire l'Antico Testamento e la Halakha, ecco in tutti i passi del Talmud citati da Massimo e Tolini, noi vediamo che almeno in alcuni gruppi che seguono alcuni rabbini, tutto questo non vale, non vale, non c'è questo divieto. Allora, sempre al seguito di questi studi ebraici, per questo vi dico, il libro di Tuah è un libro da un punto di vista ebraico, che solo un ebreo può aver scritto, o un espertissimo di queste questioni. Allora, al seguito di questo, Tuah comincia a parlare di due festività ebraiche, la festività di Purim e la festività di Pesach. Cioè Purim è la festa delle sorti, come si chiama, Pesach è la Pasqua. Purim precede la Pasqua di poco meno un mese e quindi cade più o meno nel periodo in cui viviamo, nel periodo in cui siamo, marzo, quindi cambia, una festa mobile, la Pasqua sia per i cristiani che per gli ebrei è una festa mobile, dipende dalla luna, e quindi Purim precede la Pasqua ed entrambi le feste hanno una particolare importanza per il tema che noi vogliamo trattare. La festa di Purim. La festa di Purim si ispira al libro di Ester. Sono dei fatti che avvennero in Persia sotto il re Serse, quando una delle regine, quindi una delle mogli di Serse, era l'ebrea Ester, che però non era conosciuta in quanto tale, e che era seguita, possiamo dire così, da lontano, dal suo parente Mardocheo. Il libro di Ester ci presenta una figura, la figura di Aman, che era il ministro del re Serse, il quale decide a un certo punto lo sterminio degli ebrei persiani. Ester se ne accorge e, spinta da Mardocheo, interviene presso il re. Alla fine, per farla breve, il pericolo viene sventato. Non solo gli ebrei di Persia non saranno sterminati da Aman, ma la croce che Aman aveva preparato per Mardocheo, ebbene su quella croce sarà crocifisso Aman e tutta la sua famiglia. Lo sterminio del popolo ebraico si trasforma nello sterminio dei nemici di questo popolo. Questa festa è una festa molto caratteristica ancora oggi per la religione ebraica. Se voi sapete, il sabato, la rubrica Ascolta si fa sera, non si ascolta più la voce del reverendo Tizio Caio, ma del rabbino, in genere del rabbino di Segni, successore degli Otoaf. Il sabato sono in viaggio, ascolto la radio e sento anche il rabbino di Segni, il quale spiega quello che anche Toaf spiega, che per esempio durante Purim, Purim è un pochino il carnevale degli ebrei, certo per un motivo del tutto diverso, del carnevale nostro, ci si maschera, si fa festa, durante la festa di Purim è obbligatorio ubriacarsi. Sembra una cosa strana, ma così è. E naturalmente, in maniera popolare e anche divertente, la figura di Aman diventa la figura su cui il fantoccio viene bruciato, viene crocifisso, viene insultato. Addirittura nel capitolo del libro di Toaf, uno degli ultimi capitoli del libro di Toaf, che si intitola, è un termine un pochino, è il penultimo, fare le fiche, rituale e gesti osceni. Fare le fiche è un gesto, beh, non ve lo faccio, è un gesto scemo. Ebbene, fare le fiche, rituale, gesti scemi, lui spiega come questi gesti di offesa nei confronti di questi nemici storici di Israele, nemici biblici di Israele, venivano ritualizzati e sacralizzati durante il culto della sinagoga stessa. Cioè, se tu sei ubriaco per strada,
Per esempio Toaf racconta un fatto noto a tutti gli storici, come ben prima del periodo degli omicidi rituali, qua siamo, non mi ricordo più, in terra bizantina che o persiana, ci fu un caso di questi ebrei che festeggiando il Purim, non sanno quel che fanno, sono ciucchi, prendono un cristiano, lo levano ad una croce e cominciano a ripetere la passione di Gesù Cristo, solo che gli scappa la mano e il poveretto muore. Allora, questo fatto ha alcuni elementi di un omicidio rituale. Perché un omicidio sia rituale occorre che ci sia un odio religioso, che si pensi però di rendere un culto a Dio e che si segua un rito. Ora, qui l'odio c'era, il rito c'era perché si voleva riprodurre la passione di Gesù, però non era in un rito esatto da ripetere ogni volta e non era neanche fatto quindi in maniera abituale, erano gente un po' su di giri che andavano in giro a far così. Invece, Toaf ci mostra che per esempio le carnevalate contro questo povero Balaam, che essendo l'Antico Testamento parola di Dio ha ben meritato il suo castigo, comunque erano ritualizzate nella sinagoga. Cosa vuol dire? Che quando veniva letto il libro di Esther e appariva il nome di Amano, della sua famiglia, soprattutto della moglie, si battevano i piedi fortemente per cosa? Per coprire il suo nome, perché una delle maledizioni è sia cancellato il suo nome persino dalla memoria. Poi si facevano le fiche, si lanciavano insulti e persino i più zelanti mostravano, scusatemi, il sedere nudo per mostrare quindi l'insulto, il disprezzo maggiore verso Aman. Naturalmente questo veniva fatto anche verso Amalek, che era il re dei Filistei, insomma dei Cananei, del popolo che c'era in Terra Santa prima degli ebrei, e poi degli altri nemici storici. Ma il sospetto, e più che il sospetto, qua dice la certezza, è che dietro il nome di Aman, di Amalek, di Edom, si nascondeva Cristo. Cioè, l'oggetto di questi gesti osceni, di queste terga mostrate anche in sinagoga, durante il culto, di questi gesti osceni, di questi insulti, era Cristo e i cristiani. Siccome non si poteva dire, fare il suo nome in maniera esplicita, lo si nascondeva sotto il nome di Aman. Le testimonianze portate da Toaf, ma ci sono anche tantissimi altri libri di ogni parte, sono indiscutibili a questo proposito, sono tantissime. Ad esempio in un capitolo intero, il dodicesimo mi sembra, no, il, 13, il dodicesimo, sì, Adel Toaf dice cose che bene o male qui in gran parte si sapevano. Per esempio che Gesù, anche nel tredicesimo, Gesù viene chiamato manzer, cioè bastardo, figlio, scusate il termine, di puttana. Non veniva mai nominato, veniva chiamato quell'uomo, quello lì, oppure talui, l'appeggio, il crocifisso, oppure Amin, cioè l'eretico, e come insegnavano le Toledot di Gesù, cioè le generazioni di Gesù, la vita di Gesù, è uno scritto ebraico, mi sembra che data più o meno ha avuto un'evoluzione per VIII-IX secolo, che è stato ristampato e pubblicato dal rabbino di Segni, rabbino capo di Roma, le Toledot di Gesù che riprendono però il Talmud stesso, dove Gesù viene trattato come un sodomita, come uno stregone, che attualmente, come un bastardo, la madre l'ha concepito con un pagano mentre era mestruata, che per legge di Mosè è il peggio del peggio, commettendo adulterio, e Gesù si trova attualmente immerso nell'inferno, nello sterco bollente. Ora, perché riesumare questi fatti? Perché vedete, per capire se è stato possibile o no, in un certo periodo storico, perlomeno in un certo luogo, un omicidio rituale, uno degli elementi è, per giustificarlo, l'odio religioso. E quindi, se non si appura con dei fatti storici, con dei testi, con delle citazioni, l'esistenza di un odio religioso verso il Cristo, verso la Madonna e verso i cristiani,
l'omicidio rituale non ha senso, non vado a scannare delle gente, delle persone che non hanno fatto niente, non c'è niente contro di loro. Se invece quest'odio religioso sussiste, è diffusissimo, è radicato, viene insegnato fin dalla gioventù, naturalmente la cosa diventa più plausibile. Toaf fa l'esempio di un'anziana ebrea cui figlio medico si era fatto cristiano con convinzione, anzi era diventato uno che difendeva in maniera acerrima la religione cristiana, e questa vecchietta, trovandosi in chiesa, quando sente il credo e si è fatto uomo al seno di Maria Vergine, urlò: tu menti, per la gola, è un figlio di... La prendono, la impacchettano e il figlio deve dire: mia madre è matta, non sa quel che dice, per fargli perdere, farla sfuggire a conseguenze peggiori. Il commento di Toaf è: l'educazione radicata di generazione in generazione facevano sì che questa donna, pur battezzata, rimanesse l'ebrea ashkenazita, dice lui, che era, e quindi non bastava il battesimo per cancellare una simile tradizione. Quindi ecco quello che Toaf dimostra in due o tre capitoli di questo genere. Ma torniamo a noi, la festa di Purim, quindi, che ci attesta riti offensivi nei confronti del cristianesimo fin dal IV secolo e anche dopo, attestati e a volte che sconfinavano in questo periodo. Passiamo adesso e soprattutto alla Pasqua. Il libro non si intitola Purim di sangue, ma Pasqua di sangue. Vi dirò che da un punto di vista religioso il capitolo sulla Pasqua è quello che mi ha appassionato di più, è quello che mi ha dato conoscenze che non avevo. Si tratta del capitolo 9, 10, soprattutto quindi 9 e 10, poi quello in cui viene spiegato il rito della Pasqua, ovvero sia il 12. Naturalmente apro una parentesi, Toaf, per spiegare questo odio viscerale, dice anche, naturalmente queste persone si ricordavano dei massacri che avevano subiti, particolarmente, soprattutto nel corso delle prime due crociate, prima e la seconda, la prima 1096, in Germania soprattutto, dove accaddero casi di massacri indiscriminati di ebrei, che nel caso della seconda crociata San Bernardo da Chiaravalle condannò in maniera fermissima, e che però avvennero, quindi non erano voluti dalla Chiesa, ma senza dubbio però avvennero di fatto. Durante questi massacri, qui apro una parentesi, durante questi massacri o casi di tentativo di battezzare in maniera forzata, ci racconta Toaf, si creò un vero terrore nelle comunità ebraiche tedesche soprattutto. Quale? Quello che i loro figli fossero costretti al battesimo. Siccome il battesimo era considerato l'ignominia, la cosa più terribile per loro, allora venne la convinzione che non si poteva permettere in nessun modo che i propri figli fossero battezzati. E allora, non tutti chiaramente, ma ci sono, la storia ci dà molte testimonianze a questo proposito, invalse in un certo periodo, c'è un capitolo che è dedicato a questo, ne parla in più luoghi, per esempio il 13, morire e uccidere. Allora c'è un capitolo che tratta proprio di questo. Noi abbiamo molti casi raccontati dalle storie ebraiche durante appunto questo periodo di piissimi rabbini o piissimi ebrei ashkenaziti, i quali, per timore che i propri figli fossero battezzati a forza le proprie mogli, si recavano nella sinagoga. Vedete, anche qui c'è un lato rituale. Noi vediamo, per esempio, quando si è circondati, il nemico ti sta prendendo, tante persone nei tempi antichi si uccidono per non cadere nelle mani dei nemici. Si sa, durante la guerra giudaica, i romani che assediavano, gli ebrei si difendevano, alla fine, piuttosto che consegnarsi, si uccisero tutti. Questo è comprensibile, ma in questo, anche se la religione cristiana non lo permette, il suicidio non è mai lecito, ma quella è un'altra religione, un'altra idea. Tuttavia, in base a questi fatti, però, non sono fatti solamente io uccido i miei figli, mia moglie e me stesso pur di non cadere in mano loro, pur di non diventare cristiano per forza, ma il rito viene compiuto appunto ritualmente. I bambini, i propri figli, vengono portati nella sinagoga e vengono sgozzati ritualmente
in un punto ben preciso della sinagoga, sul pulpito, davanti all'arca della legge, laddove, secondo le deposizioni degli inquisiti di Trento, venne deposto anche il corpo di Simonia. E i rabbini, consultati da alcuni che avevano compiuto questi gesti, per esempio una madre che aveva scannato i figli, consulta poi un rabbino, fatto bene o fatto male, però dice, si pongono il problema morale. È lecito uccidere quando la legge di Dio dice non uccidere? Ed ecco che il rabbino risponde, è lecito, anzi, hai santificato il nome di Dio. E narrando di uno che giunge al punto di uccidere tutti, poi dopo dà fuoco alla sinagoga stessa, e tutti muoiono, lui muore e gli altri erano già morti, bruciati nella sinagoga, allora i rabbini dicono, questo è stato un sacrificio gradito a Dio. Cosa c'entra questo? Chiaramente, da un lato fa capire come l'odio atavico, perché se leggiamo gli Atti degli Apostoli di già vediamo, ma come questo odio però si rinfocola specialmente in una determinata comunità, in un determinato paese, anche per questi fatti in cui gli ebrei furono effettivamente vittime di stragi e di massacri, soprattutto vediamo da parte del popolo, erano protetti dai principi ecclesiastici e laici, invece molte volte erano oggetto di, posso dire 30 minuti? Sì. Ecco, scusatemi, del popolo, ecco. Mentre invece noi vediamo però quello che è interessante per Toffe, la ritualizzazione di questi fatti, con un sacrificio gradito a Dio. Vi dicevo la Pasqua. Ebbene, Toffe dice, tutta la Pasqua ci parla del sangue. Naturalmente sia la Pasqua Antico Testamento, anche la Pasqua Cristiana, è il sacrificio di Gesù sulla croce. Gesù nell'ultima cena cosa dice? Questo è il mio sangue, versato per voi. Quindi il rito della Pasqua antica, voi sapete che l'angelo sterminatore che uccide tutti, vi ricordate, ci sono le 10 piaghe di Egitto, poi l'angelo sterminatore, la 10ª piaga, l'ultima, uccide tutti i primogeniti dei bambini, tranne laddove c'è il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte. Questo lo crediamo anche noi cristiani ed è nel libro dell'Esodo. Benissimo. Tuttavia noi vediamo come vi sono dei cambiamenti nella tradizione ebraica, cioè non solo non è accolto chiaramente il sacrificio di Cristo, questo va da sé, ma ci sono dei cambiamenti in una certa determinata tradizione. Toaf parla, per la Pasqua c'è il sangue della circoncisione, il sangue dell'agnello, il sangue di Isacco, il sangue del martirio, il sangue di Charoset, se non so se si pronuncia così, e il sangue di Tecufà, il sangue della lepra e il, qua non è il sangue ma piuttosto l'acqua degli infanticidi. Vediamo un po' questi dettagli che per me sono interessantissimi e poi cercherò di concludere. Mi dica quando mancano 10 minuti, mi avverte. Allora, il sangue della circoncisione. La Bibbia ci dice che la circoncisione fu istituita da Dio con il profeta Abramo, molto prima di Mosè. Invece, per la tradizione rabbinica di quei tempi in quel luogo, la circoncisione fu istituita in quella Pasqua, quando passò l'angelo sterminatore. Quindi il sangue della circoncisione nei riti pasquali, nella tradizione, nella cultura pasquale, interpretata come un sacrificio magico ed esorcistico, così dice Toaf, fa parte pienamente del rito pasquale, così come visto da loro. Infatti l'angelo sterminatore non è visto come un angelo di Dio, ma una sorta di demone, un qualcosa di pericoloso, naturalmente stermina. E quindi questo sangue della circoncisione allontana questi spiriti maligni ed è un vero sacrificio che corrisponde a un sacrificio celeste. Per il libro, quindi la circoncisione è un doppio, ha questo senso di salvare gli ebrei. E l'agnello pasquale? Per la Bibbia l'agnello pasquale è veramente il centro del rito della Pasqua. Non si parla della circoncisione. È una deformazione mettere la circoncisione. Invece ecco che
La circoncisione ha il rito, il valore preminente, benefico. È l'agnello che rito ha. Mentre l'agnello pasquale nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è centrale, nella tradizione aschenazita di quei tempi diventa una cosa del tutto diversa. L'agnello ha un simbolo negativo, è l'agnello del male. Notate che tutto il cristianesimo si centra su Gesù, l'agnello di Dio, la vittima immolata. E quindi c'è un ribaltamento spaventoso, per cui l'agnello dei profeti, anche Isaia che paragona Gesù, questo lo dico io, non tu, perché sono cristiano evidentemente, quindi l'agnello non è più visto come positivo, ma un agnello del male che, essendo scannato, un po' come il capro espiatorio, prende di sé il peccato e attira la giustizia di Dio sugli egiziani, i nemici del popolo ebraico. Anche lì l'Egitto significa anche i cristiani, che sono gli attuali nemici. Gli egiziani non lo erano più, Amalek non lo era più, Aman non lo era più. I nemici, che per loro erano fonte di persecuzione, erano i cristiani. Bene. Quindi, quando l'agnello viene scannato in terra nella Pasqua, viene scannato l'agnello del male in cielo da Dio. Ottiene quindi immolare praticamente tutti coloro che sono responsabili delle persecuzioni e delle sofferenze degli ebrei. E questo sacrificio celeste e terrestre avvicina, approssima la redenzione finale, la salvezza, la venuta del Messia, che sarà preceduta dalla distruzione di tutti i regni cristiani. Questo lo dice Toavo, non lo dico io. Capitolo 9. Non ve lo posso leggere tutto, sarebbe tutto da leggere. Questa è la cosa più interessante. L'agnello di Isacco, cioè il sacrificio di Isacco. Nella copertina c'è Abramo che sacrifica Isacco. Come voi sapete, è per i cristiani un simbolo del sacrificio di Gesù, che il padre offre in sacrificio, per me, che si offre in sacrificio al padre. Nella Bibbia noi vediamo però che Abramo, che deve sacrificare il figlio unico Isacco, non lo sacrifica. All'ultimo momento Dio lo ferma e sostituisce Isacco con il sacrificio di un animale. Tuaf ci spiega, io non lo sapevo, sinceramente non lo sapevo, e ci dà i testi rabbinici, che in realtà, secondo loro, Abramo sacrificò veramente Isacco, lo uccise. E non fece nulla di male, fece sacrificio gradito a Dio. Allora, com'è possibile, visto che da Isacco discendono tutti gli ebrei? Com'è possibile? Secondo loro, Isacco, morto e bruciato sull'olocausto, fu però risuscitato da Dio. E poi Abramo, piamente, avrebbe voluto immolarlo di nuovo e nuovamente ritualmente. Anche questo ci fa capire come quindi la proibizione, le due prove di Tradini, quindi il divieto di assumere il sangue e il divieto di uccidere, specialmente nella Pasqua, diventano assolutamente nulli se il patriarca viene considerato pio perché ha ritualmente ucciso il proprio bambino, il proprio figlio. Poi c'è il martirio. Allora, come vi ho detto, c'è quel tema che abbiamo visto prima. Gli ebrei, commemorando i loro padri perseguitati che fuggono d'Egitto, si immedesimano in tutti coloro che sono perseguitati, che hanno santificato il nome di Dio, offrendo magari anche i propri figli in sacrificio, in espiazione. Di più, le cose che cosa sono? Sono dei dolci che sono nella mensa di Pasqua. Questi dolci, e Stoaf è un esperto di culinaria ebraica, simbolizzano il sangue versato. Quindi anche questo sangue è sempre presente, ed è presente nelle coppe di vino che devono essere bevute. E tecufa che cos'è? Se non mi sbaglio, è il cambiamento delle stagioni. Delle tradizioni folcloriche ebraiche attestate dicono che, siccome la piaga d'Egitto, la prima piaga d'Egitto, l'ultima è lo sterminatore, il sangue, e la prima è le acque d'Egitto che si trasformano in sangue, per cui gli egiziani non possono più bere. Ebbene, secondo le loro tradizioni, attestate anche lì con citazioni ampie, che cosa risulta? Che secondo gli ebrei di quel tempo, durante 4 stagioni con le corrispondenti feste ebraiche, una delle quali era la Pasqua, tutte le acque potabili diventavano di sangue e diventavano imbevibili. Per evitare ciò bisognava fare dei sacrifici, dei riti propiziatori. E Toav dice, non io,
che non è un caso che tutti questi bambini, quasi tutti questi bambini vittime di omicidi rituali vengono trovati nell'acqua, nell'acqua di fiumi, Simonino nella roccia. Dice, conclude Toaf, dice, nessun omicidio di questo genere è mai stato commesso sulla riva del mare, perché lì era acqua salata, non c'era nessun problema, non si può bere comunque, evidentemente. Infine mostra come la Gadà è il racconto liturgico della Pasqua che si fa in quella cerimonia, la Gadà, il racconto pasquale, è illustrato in tantissimi libri, soprattutto ashkenaziti di quel tempo, con illustrazioni molto strane. Da un lato, lo sterminio dei bambini ebrei gettati nel Nilo, questo è un fatto storico attestato dalla Bibbia, anche lì però sono bambini gettati in acqua, e quindi Toaf dice, si può pensare che come hanno buttato i nostri bambini, così noi possiamo fare lo stesso. E poi dice, si vede il faraone, che colpito da lepra, questo nella Bibbia non c'è, è un midrash, cioè una leggenda che si sviluppa, che fiorisce sulla Bibbia. Allora, il faraone d'Egitto colpito da lepra vuole guarire facendo il bagno nel sangue dei bambini ebrei. Questo è un tema che ossessivamente si ripete sempre. Allora dice, Toaf, non io, questi 375 bambini che il faraone fa sgozzare e immolare per guarire, ci fa capire come da un lato, ancora una volta, il significato terapeutico e guaritorio del sangue è attestato, ma nello stesso tempo però viene ribaltato. Tra l'altro Benigni, Mosè Benigni ci dice, anche i pagani eccetera credevano in questo effetto, per esempio c'è la leggenda che Costantino, che aveva la lebbra, avrebbe cercato di guarire facendo un bagno di sangue e poi invece non viene guarito dal battesimo, anche questa è una leggenda, non è un fatto storico. Si giunge, perché quanto ho, 10 minuti? Ancora 20. Ah beh, allora posso ancora divagare qualche momento. Allora, a questo punto Toaf si chiede nel capitolo 11, ma allora, le deposizioni che ci sono rimaste degli inquisiti di Trento, queste deposizioni sono interessanti, degne di valore oppure no? Nel capitolo 11 dice, io studio le deposizioni togliendo l'omicidio rituale. Cioè, tutto quello che dicono lo vedo e guardo se corrisponde. Poi, nel capitolo 12, inserisce l'omicidio rituale, che chiaramente è il punto dolente, è il punto che fa scandalo, è quello che pone problemi. Diceva, prima voglio vedere se tutto quello che hanno detto ha un fondamento, può essere verificato oppure no. E dice sì. Quindi non solo questi personaggi di cui vi ho parlato, corrisponde tutto, ma pure la descrizione del rito. Dice, è impossibile che i giudici di Trento, che trascrivono, ci sono notai italiani, giudici di lingua tedesca, ebrei che parlano ebraico tedesco e l'ebraico con accento tedesco, storpiandolo alla tedesca, quindi poveri notai dei processi. Quaglioni e Esposito, i due storici locali sommi sui processi di Trento, che hanno pubblicato un'edizione critica dei processi, scrivono, e sia Taradel sia Toaf dicono che si sbagliano, che queste espressioni ebraiche continuamente ripetute nei processi sono state messe per la posta dai giudici per creare, come delle formule magiche che non hanno nessun senso, un clima magico e stregonesco che rendesse plausibile l'omicidio. Ma come per dire, queste formule, queste parole non vogliono dire niente. Toaf invece si sofferma lungamente e ricostruisce parola per parola in ebraico le frasi ebraiche storpiate doppiamente dagli inquisiti che le pronunciavano con accento tedesco e dai notai italiani che dell'ebraico e del tedesco non ci capivano un H, e quindi mostra come tutte queste parole corrispondano perfettamente. Allora, come si svolgeva questo rito? Dice, i giudici non potevano suggerire queste cose perché ignoravano tutto, quasi tutto, mentre invece questi dettagli che corrispondono perfettamente con tutte le fonti ebraiche autonome dai processi di Trento. I processi di Trento dicono, noi facciamo così. Le fonti ebraiche autonome dicono, si fa così,
E i giudici di Trento non ne sapevano nulla, infatti storpiano tutto. Quindi dice, attendibile. Allora, il rito era naturalmente quello della cena pasquale, più volte veniva ripetuta, la cena pasquale che ancora viene celebrata, che celebrò pure Gesù, ma con delle variazioni importantissime. Ad esempio, l'importanza, prima di tutto, era chiaramente il capofamiglia, in questo caso Samuele di Norimberga, che è ufficiale, possiamo dire così. L'importanza, quindi Toasto nel capitolo 11 mostra come a un certo punto durante questo rito il capofamiglia pronunciava in ebraico le 10 piaghe. La prima, sangue. Sangue, in ebraico. E poi le altre. Dopo aver pronunciato queste 10 piaghe, metteva il dito dentro la coppa di vino e spruzzando il vino da tutte le parti sulla tavola, ancora nel rito cattolico, quando mi è venuto in mente il rito della benedizione dell'acqua per il battesimo, la si spruzza nei quattro punti, nord, sud, est, ovest, eccetera. Lui lo spruzzava con il dito dentro a ogni maledizione, quindi c'erano le piaghe d'Egitto e mandavano le maledizioni sui nemici di Israele, cioè sui cristiani. E questo è attestato anche da altre fonti. Dopo questo rito c'era la cena normale, quindi prima di veniva chiesto che queste piaghe ricadino su di loro. Questo è attestato da tantissime fonti rabbiniche. Dopo la cena, finita la cena, veniva invocata la Sefok, cioè la redenzione, cioè questa preghiera che inizia le parole Sefok, invocando la redenzione e gettando la maledizione sui gentili, sui goim. Pagina 169, per esempio, Toaf lo spiega bene, il testo che viene pronunciato, la formula si apriva con le parole Shefok, Shanateka, Elagoim, Asher, Lo, Yedauka. E nel rituale Askenazita conteneva accenti particolarmente virulenti. Vomita la tua ira sulle nazioni che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, che hanno divorato Giacobbe e distrutto la sua sede. Riversa su loro la tua collera, li raggiunga il tuo sdegno, perseguitali con furore, falli perire da sotto il cielo divino. Commenta Toaf. I suoi significati sono chiari. La redenzione messianica poteva costituirsi soltanto sulle macerie dell'odiato mondo gentile, cioè non ebraico. Veniva aperta la porta perché entrasse il profeta Elia, le inventive contro i cristiani avrebbero dovuto preparare e facilitare il suo ingresso e quindi la venuta del mondo futuro. Questo tipo di aspetto germanico, dice, nel Medioevo ebraico è quindi ritualizzato. Ora, gli ebrei di Trento, quando descrivevano il seder, cioè la cena pasquale, cui erano soliti partecipare, non mentivano, né erano suggestionati dai giudici, che presumibilmente ignoravano gran parte del rituale su cui venivano informati. Allora poi, Toaf inserisce le testimonianze sull'omicidio rituale nel quadro liturgico della cena pasquale come è descritta nei testi attestata dai rabbini che non c'entrano niente con Trento. E dice, tutti i testimoni sono concordi nel dire che il sangue essiccato ottenuto dal bambino cristiano, maschio, perché Cristo era maschio, circonciso durante questo rito, doveva essere mischiato solo nelle tre grandi azime, pane azimo che c'era al centro della tavola e che veniva spezzato tra tutti, e poi doveva essere messo nella coppa del vino. Ma in quale coppa? Perché tante coppe di vino venivano usate. Veniva messo solo nelle shimurim, cioè in queste azime, solo dal capofamiglia, che era l'unico che aveva l'obbligo di procurarsi questo sangue che era certificato da certificati kasher di rabbini, che era venduto a carissimo prezzo viaggiando con i viandanti che lo portavano in tutti i luoghi. Così dice Toaf, non lo dico io. Il sangue che veniva usato grande come una lenticchia, pochissimo. Benissimo, allora bisognava mettere in un momento preciso. Quale momento? Per esempio, nell'azimo
nel pane azimo quando erano, quando veniva fatta questa preghiera di maledizione, e nel vino solo in quella coppa prima delle maledizioni d'Egitto. Per cui il sangue veniva detto, c'è un rito che dice Zea Dan Shelgo I Katan, la prima parte, pagina 177 del libro, prima parte, pagina 177, allora, il rito pubblico è questo è il sangue, e poi nel rito invece la parte nascosta è di un infante cristiano. Ze Adam Shelgo I Katan, e spiega anche infante, un termine un po' speciativo, ma dice ce ne sono altri, ben peggio. I bambini dei cristiani sono chiamati l'abominazione, che cioè gli idoli. Ovviamente la frase questo è il sangue di un infante cristiano era una formula trasmessa oralmente che sarebbe stato vano ricercare nel testo della Gadà. Quindi dice Toaf, tu sostieni la credenza nei poteri magici del sangue e terapeutici, il fatto che non era vietato ma raccomandato fare uso di questo sangue, il fatto che l'omicidio in maniera rituale sia dei propri figli in caso di persecuzione e quindi eventualmente degli altri, come lo dimostra il sacrificio di Abramo interpretato in maniera deformata, fosse una cosa pia, il fatto che si invocava la distruzione di tutti i diodati gentili come Aman e come tutti gli altri nella storia, e si facevano questi gesti osceni ed oltraggiosi attestati nel rito della sinagoga di quei tempi, come quello del galletto nel Kippur che si uccide, anche questo per Toaf un simbolo di Cristo, benissimo, e dice che noi troviamo nel racconto della morte di Simonino, tutto questo rende verosimile i fatti. Dopodiché, quasi con ammirazione, in un certo senso per il coraggio, l'ultimo capitolo ci mostra Israel Wolfgang. Chi è Israel Wolfgang? Un giovane miniaturista ebreo, il quale confesserà di avere partecipato già da anni ad omicidi rituali in Germania di questo tipo. Israel Wolfgang si chiamava Israel da ebreo, Wolfgang da cristiano. Quando a un certo punto lui si accorge che rischia la pelle, decide di farsi battezzare e diventa l'amico e l'intimo del vescovo di Trento. Questo vescovo di Trento non era così antisemita come viene detto, anzi non lo era per niente. Perché bastava un battesimo per trasformare uno che uccideva, secondo lui, i bambini cristiani nel suo migliore amico. Addirittura ci dice Toaf che mentre il vescovo faceva assaggiare i suoi cibi dai suoi cuochi perché ha paura di lasciarci la pelle, se c'era Israel Wolfgang non aveva questa precauzione. In realtà questo giovane faceva il doppio gioco. Pur avendo avuto la possibilità di scappare da Trento, non lo farà. Siccome i conti dei due banchieri erano scritti in ebraico, il vescovo che voleva la restituzione dei beni ai cittadini di Trento, non c'era più che un ebreo nella città, Israel, battezzato Wolfgang, gli chiede di tradurre i conti dei due defunti e di restituire i beni. Ora, questo giovane ne approfitta perché i conti erano nella casa di Samuele, dove fu ucciso il bambino, e dove erano agli arresti domiciliari le donne di queste famiglie, che parteciparono anche loro. Ebbene, Wolfgang aveva il compito di parlare con queste donne e fare di tutto per farle evadere. In questo, secondo Toaf, era d'accordo con l'inquisitore mandato da Sisto IV, il quale andava in giro in continuo coi banchieri Samuele di Piove di Sacco e gli altri coi quali era in combutta. Addirittura, secondo Toaf, che cita gli atti del processo e dà nell'ultimo capitolo non emette più il minimo dubbio, ha perso ogni precauzione, dà per scontato il tutto, dice addirittura c'era il progetto, come volevano uccidere il Gran Turco, di uccidere il podestà di Trento e il vescovo. Chi poteva farlo? Israel, che era a tavola con il vescovo, si procura l'assento, ma non ci riesce.
A un certo punto tutto fallisce, anche perché il conte del Tirolo, che avrebbe dovuto bloccare tutto, lo fa solo per un attimo e poi cede. Il giudice, si chiamava De Giudicis, nessun giudice poteva trovare un nome migliore di quello, scappa, se ne va da Trento a Rovereto, dove c'erano gli ebrei, e poi cerca di andare a Roma per far bloccare tutto il processo dal Papa, ma ci riuscirà solo per breve tempo. Insomma, cosa succede? A un certo punto scoprono il doppio gioco di Wolfgang, che viene rimesso in prigione e finirà sulla ruota, cioè una morte orribile. E Wolfgang, dopo che si era finto cristiano, una volta scoperto, vomita, per così dire, o dice con fierezza e con coraggio dal suo punto di vista, al vescovo tutto quello che lui pensa, cioè dice finalmente la verità. Ecco quello che cita Toaf, non lo dico io, una citazione che Toaf dà per buona. Sì, dice questo Israel prima di morire, sono perfettamente persuaso e convinto che sia ben fatto uccidere bambini cristiani, consumare il sangue o ingollarselo. Se io potessi avere il sangue di un pagano cristiano nella festa della Pasqua, senza dubbio ne berrei e ne consumerei, a condizione che lo potessi fare senza dare troppo nell'occhio. Sappiate che, benché sia stato battezzato io Israel, figlio di Meir, che riposi in pace, padre, ebreo di Brandeburgo, intendo e ho stabilito nell'animo mio di voler morire davvero ebreo. Mi sono fatto battezzare quando ho visto di essere stato catturato, nel dubbio di essere condannato a morte, credendo di poterla evitare, come in effetti è accaduto. Sappiate dunque che io, Israel da Brandeburgo, ebreo, non tengo affatto per vero niente di quanto ritiene e osserva la religione cristiana. Io credo con fede incrollabile che la religione di Israele sia giusta e santa. E Toaf chiama quest'ultimo capitolo la sfida finale di Israele. E traduce non l'approvazione naturalmente di queste cose, ma in un certo senso l'ammirazione per un giovane che avrebbe potuto salvare la vita scappando e che resta a Trento fino all'ultimo a rischio della sua vita, in combutta con dei giudici corrotti e con il cartello dei banchieri, cioè della famiglia dei Campo San Piero e la famiglia dei Piove di Sacco, resta in combutta con loro per tentare di salvare fino all'ultimo gli altri prigionieri. Quindi è una storia tragica, senza dubbio. Noi, cattolici, abbiamo l'autorità della Chiesa, e qui finisco. Introvigne cita alcuni documenti ecclesiastici che sembrano non credere nell'omicidio rituale. Monsignor Benigni dice: in questa materia i papi non parlano di cose di loro competenza, perché si tratta di episodi storici contingenti. In un solo caso, e che questo non va a vantaggio di chi nega la realtà del fatto, invece il Papa parla di cose che lo concernono, nel caso di un processo di beatificazione. Ed è proprio lì che per 5 volte la Chiesa si è pronunciata favorevolmente. Introvigne ha pure pubblicato il votum, cioè il parere, del cardinale Ganganelli, che divenne papa con il nome di Clemente XIV. Dalla storia il papa che soppresse la compagnia di Gesù. I gesuiti non dovrebbero essere molto contenti. Nel caso del Settecento ci fu un'accusa di omicidio in Polonia, fu chiesto al Sant'Ufficio un parere e Ganganelli ridicolizzò l'accusa dell'omicidio di rituale. Quindi sono... il testo è stato pubblicato per la prima volta e nel 1759, veramente una ridicolizzazione di questo fatto. Però lui stesso è costretto ad ammettere la veridicità di 2 casi, quello di Trento e quello di Rin. E dice: ammetto dunque per vero il fatto del beato Simone, fanciullo di 3 anni ucciso dagli ebrei in odio della fede di Gesù Cristo in Trento. Quindi lo ammette malvolentieri, ma lo ammette. Quindi, diciamo, ci sono stati alcuni che hanno dubitato, ma quando la Chiesa si pronuncia sul culto, direi che il cattolico può andare tranquillo. Ariel Toaf non ha queste preoccupazioni. Egli si occupa solamente di storia ebraica, egli ha scritto queste cose, sono cose interessantissime, sono cose che fanno meglio capire che cosa c'è
nel passato, nel peso, come dice Israel Schaaf, nel peso che un popolo e che una storia si porta dietro. Ebbene, io penso che quello che scrive Tuaf è degno di essere preso in considerazione. Avrei voluto leggervi il libro, quasi 400 pagine, sareste morti, sarei morto anch'io che adesso prendere l'autostrada e salutarvi. Quindi, tuttavia, un libro così, valeva la pena di sopprimerlo? A mio parere no, merita di essere letto. Poi spetta agli storici, per esempio agli Introvigne, ai Taradelli, o meglio degli specialisti, perché loro come me siamo ignoranti in materia di cose ebraiche, spetta per esempio a chi è esperto di cose ebraiche dirci se i libri, i testi ebraici citati da Tuaf sono stati capiti bene, sono stati citati bene. Le note ci sono, è corredato di praticamente quasi la metà del libro sono note, e non ti si sa che per la scientificità di un libro le note sono essenziali. Quindi un libro che merita, Tuaf dice il caso da aprire di nuovo, e allora non è forse stato imprudente, questo è dir poco nel 1995 Monsignor Gottardo, a cancellare il culto, tutti i trentini lo veneravano, a far scomparire il corpo di questo bambino affinché nessuno sappia più dove si trova, non è forse stato imprudente? La scelta non è forse stata fatta perché convinto dalle 30 paginette di padre Eckert, oppure invece è stata fatta per un altro motivo, cioè per motivi di non convenienza, non opportunità nei tempi attuali di un tale culto? Allora qui sì, la polemica sull'antisemitismo ha il suo peso. Allora non si tratta più della verità storica, ma di dire certi fatti non devono essere detti per non provocare delle reazioni inconsulte. Ma però qui va di mezzo non un fatto storico del passato, se c'è stato un omicidio nel passato, sono passati 500 anni, che me ne importa? E ritirare fuori una cosa di questo genere quando potrebbe suscitare odio ingiustificato, è meglio non farlo, lo capisco. Ma qui c'è di mezzo il culto di un santo, di un beato, e l'onore della Chiesa. Perché, ripeto ancora una volta, come dice padre Eckert, qui nel fatto di Trento 1475 un omicidio senza dubbio c'è stato. Se Simone non è stato ucciso da chi ebbe la pena dal vescovo di Trento, coloro che ne pagarono la pena sono stati uccisi dal vescovo di Trento. E cioè anche dalla Chiesa, da Sisto IV che ha detto che il processo fu fatto rite e rette, fu fatto bene, da Sisto V che beatificò Simone da Trento. In questo caso quindi è l'onore della Chiesa che è in gioco, ma siccome io non voglio anche lì partire, per così dire, da un giudizio già fatto, come cattolico sì, come storico dico leggiamo Tuaf e vediamo se gli argomenti che egli porta sono validi e degni di discussione. A mio parere meritavano non la censura ma la discussione. Qui ho finito. Sono disposto alle domande, però vi chiedo una cosa, prima di tutto devo, ecco, è tardi ora di andare via, io stesso ho un viaggio molto lungo da fare e poi molte volte chi parla fa una conferenza anche lui, io già vi ho ammazzati, allora una parola brevissima se qualcuno vuole parlare e cercherò di rispondere altrettanto brevemente. Sì. Io presento il libro di Tuaf e Tuaf non ne parla. Secondariamente, una cosa è certa, cioè l'ostilità verso Cristo e il cristianesimo c'è. Tuaf dice questa ostilità è attestata, per esempio, il Toledo di Iesi, eccetera. E dice questo è comune a tutti gli ebrei, cioè anche i sefarditi leggevano il Toledo di Iesi. Dice specialmente Germania e Macron. Ora però per affermare una cosa di questo genere, lei mi capisce bene, ci devono essere delle prove, perché non si può dire, giustamente Tuaf dice, e lei mi dà l'occasione di sottolinearlo, presenta molti casi di falsi omicidi rituali. In alcuni casi evidenti,
perché gli ebrei furono messi in carcere, sottoposti a processo, e il bambino poi fu trovato vivo. Se poi il bambino fosse stato trovato morto, non voleva dire che erano stati loro. E giustamente non bisogna pensare che ogni bambino che scompare nel periodo di marzo sono stati loro. E lì veramente ci sarebbe il rischio dell'antisemitismo o semplicemente della follia omicida. Ecco, questo è chiaro. Nello stesso tempo l'argomento può succedere ancora oggi, io posso dire da un punto di vista storico. L'ultimo caso famoso che fece scorrere moltissimo, che non è stato l'ultimo in assoluto, ancora nel 1946 in Polonia ci furono dei fatti, ma il famoso caso che fece rinascere tutta la questione fu nel 1913, nella Polonia allora russa. Ci furono nei processi le testimonianze, le controtestimonianze, Pranaitis che parlava del Talmud, eccetera, eccetera, gli altri che si difendevano, quindi fu una cosa enorme. L'altro caso importantissimo fu a Damasco, in Siria, nell'Ottocento, questa volta non nei confronti di un bambino, ma di un religioso italiano. Questi casi suscitarono anche il mobilitarsi degli organismi di difesa, più che comprensibile, delle comunità ebraiche mosse dai Rosci, dai Montefiore, da cui poi nascono i Brain Brit e le altre associazioni. Bisogna dire, leggo in introvigne, l'ultimo libro di Alexander Solzhenitsyn, che parla degli ebrei e dei russi, e parla di questo caso del 1913. Sembra dire che lui non ci crede, però dice a un certo punto: tutti i testi di accusa furono uccisi dai bolscevichi. Forse era meglio non testimoniare. Quello che è certo, le posso dire, che ci sono stati dei casi fino al XX secolo, che però questi casi si tratti veramente di casi reali oppure no, ecco, questo è un altro discorso, e bisognerebbe trovare un TUAF che studi i casi recenti. Io mi attengo a quello di Trento, perché lì la Chiesa si è pronunciata, gli altri non mi attengo. Scusi, come è definito il libro, qual è il definito prima di averlo letto, i critici di questo lavoro? Una sorpresa. Ah, dovrei prendere il dossier, qui c'è il dossier. Non me lo ricordo, ci sono affermazioni pesantissime. Tra l'altro a un certo punto ci sono state anche accuse personali ingiustificate. Ho detto che Toaf ha fatto questo libro per avere notorietà, ma questa è una notorietà negativa. Altri hanno detto lo ha fatto per l'odio di sé, gli ebrei che odiano se stessi, un caso da psichiatria. Ecco. Altri hanno detto l'ha fatto per guadagnare, infatti ha venduto tutte le prime copie, eccetera. Sono accuse vergognose. No, in Italia, se vogliamo, con un argomento diverso, si è proposto presso la comunità una roba del genere. Fu un parlamentare che fece incontro in Parlamento una videocassetta che documentava alcune robe a livello di sì, forse sereno. E il Parlamento censurò questo documento alla fine, senza neanche averlo visionato. Senza averlo visionato, sì, perché è quella stessa cosa. È il principio stesso. Sì, beh, quello era pubblico, non c'è bisogno di dimostrarlo, è finito in televisione. Sì, lì era la magistratura che doveva agire, ma... Sì, quello lo capisco, senza dubbio, abbiamo capito tutti di cosa si tratta. Ed è pubblico, l'hanno visto tutti nei telegiornali, quindi quello non era un fatto... Quello non era un fatto da dimostrare, perché era sotto i riflettori della TV. Naturalmente... Il fatto è pubblico, poi che un giudice si muova, e questa è un'altra cosa. C'è qualcos'altro? No. Bene, allora possiamo tornare a casa. Io vi ringrazio. E il Comitato San Simonino, ce lo stavamo dimenticando. Il Comitato San Simonino, che nasce oggi praticamente, sì. C'è una email a quale voi potete fare riferimento. San Simonino. tn@gmail.com a chi si vuole appunto interessato a iscriversi oppure fare domande,
qualsiasi cosa, insomma. Cercheremo di diffondere libri, non questo perché non si può, diffondere libri che parlano di temi di questo genere, del culto di Simonino, di diffondere la devozione, di promuovere per esempio le citazioni di Rosario, il pellegrinaggio, la chiesa di San Pietro dove era il suo corpo, adesso non si trova più. Promuoveremo questa richiesta che per ora non avrà nessun esito. Monsignor Roger ha detto mai dirò dov'è il corpo di Simonino, sono tutte storie, non c'è niente di vero. Io vorrei dire che sull'Enciclopedia Cattolica, edita dalla Città del Vaticano 1148, la voce Simone da Trento, santo martire, è curata da un certo Eugenio Roger, che sia la stessa persona. Ma uno strano caso di omonimia. È uno strano caso di omonimia. Senza dubbio non posso credere che si sia dimenticato di questa cosa, o che a quei tempi fosse così incompetente che non sapeva che era una leggenda, no? Quindi teniamoci in contatto. Io penso che un giorno, finisco dicendo, il libro di Simonino scritto da Toaf per me è l'ultimo miracolo, l'ultimo per ora, che Simonino ha fatto. Il prossimo sarà la processione a Trento restaurata. E voglio anche dire che Ariel Toaf ha compiuto un gesto che fa onore al suo popolo, a se stesso. Se tutti fossero onesti così, ci si capirebbe senza dubbio meglio. È importante questo, di essere onesti e di parlare in maniera onesta. Grazie ancora al nostro relatore e vi ringrazio anche a voi di essere venuti. Buona serata. Grazie.